È servito tantissimo, sotto tutti i punti di vista, sia a livello di punti che ne avevamo bisogno come il pane, poi soprattutto anche a livello di morale, psicologico, che aspettavamo un risultato positivo, una vittoria da tantissimo, da troppo tempo, ed è arrivata contro una diretta concorrente, per cui ancora meglio. E ora, archiviata questa, dobbiamo subito pensare alla prossima e cercare di dare continuità a quello che abbiamo fatto. E dal ritorno del mister, nella settimana prima del Bologna, ci ha portato un'ondata di entusiasmo non da poco. E penso infatti che si sia visto in campo sia Bologna sia col Catania questa sterzata, diciamo. Alla fine l'entusiasmo in una stagione conta tantissimo, cioè quando non vinci da un po' di tempo, quando tutte le cose vanno male. È sempre comunque, c'è sempre il morale basso, cioè non ti alleni con serenità. E questi due risultati, Bologna positivi, Bologna e Catania, ci hanno portato quell'entusiasmo che ci serviva per il proseguo. Noi, come ho detto, andremo in campo per cercare di dare continuità alla vittoria col Catania. Per cui sappiamo che non è una partita semplice perché l'Udinese è tantissimi anni che gioca in Serie A, dei giocatori a dei singoli eccezionali, per cui non sarà una partita facile, però noi sappiamo, siamo consapevoli della nostra forza e andiamo là per fare risultato. Pereira, Muriel, lo stesso Di Natale, per cui c'è un reparto offensivo, diciamo, di buon livello.